again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto da Schroders. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. La manovra perde i pezzi di pensioni e reddito di cittadinanza. Banche italiane, oggi il verdetto degli stress test. Credit Suisse, i numeri del trimestre deludono. Deutsche Bank, entra l'attivista Hudson Capital col 3%. Apple crolla in borsa, vende meno iPhone del previsto. Procapite, BNL in fuga, sorpresa al Consultinvest. La manovra cambia volto. Le regole su reddito di cittadinanza e quota 100 saranno definite da due provvedimenti ad hoc. Si tratta di disegni di legge collegati a quelli di bilancio che dovranno rispettare i tetti di spesa fissati. Una soluzione che viene letta come una prima apertura a Bruxelles. Già la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza aveva previsto che uno dei 12 disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2019-2021 recasse l'introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri per l'impiego. Nella nota non era invece previsto un collegato su pensioni e quota 100. È finalmente tempo di conoscere i risultati degli European Stress Test effettuati dall'Autorità Bancaria Europea e dalla BCE. Questa iniziativa coinvolge 48 banche, tra cui le italiane Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM e UbiBanca. Stando a quanto valutato dagli analisti, gli istituti del bel paese dovrebbero aver superato tutti la prova, con Intesa che risulterebbe la realtà più solida. Lo scenario avverso simula PIL al meno 0,6% nel 2018, 1,5% nel 2019 e meno 0,6% nel 2020. Lo stesso prevede anche disoccupazione al 12,7%, real estate in calo del 7% nel residenziale e dell'8% nel commerciale. Il ritorno all'utile non basta. Il risultato netto del terzo trimestre 2018 di Credit Suisse delude gli analisti nonostante una crescita del 74%. In borsa il titolo ha sofferto e poco ha fatto l'annuncio che il 2018 si chiuderà con segno positivo, per la prima volta dopo 4 anni. Tuttavia la ditta Jan Tiam rimane ottimista. Nel terzo trimestre abbiamo ottenuto il migliore utile rettificato dal 2014. Nel 2019 prevediamo un ulteriore incremento degli utili grazie a misure che controlleremo in maniera diretta. Si allarga la compagine dei soci forti di Deutsche Bank. Il fondo newyorkese Hudson Executive Capital ha infatti rivelato di detenere il 3,1% del capitale della banca guidata dalla D. Christian Zeving. Con una quota pari a 550 milioni di euro, l'hedge fund è il quarto azionista della società. Davanti a lui la cinese HNA, l'emiro del Qatar e l'americana BlackRock. Hudson è un fondo attivista creato nel 2015 da Douglas Bernstein, ex CFO di JP Morgan. Apple ha presentato i risultati di bilancio da record, ma il titolo ha perso molto terreno in borsa nell'ultima seduta after hours. La società statunitense ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di 62,9 miliardi di dollari e un utile per azione di 2,91 dollari. I profitti sono cresciuti del 32% a 14,13 miliardi. Nonostante questi dati positivi, c'è un sentiment molto negativo per i titoli tecnologici. Sul mercato del Nasdaq, il mese di ottobre è stato disastroso per le azioni high-tech, con cali sino al 20% come nel caso di Amazon. Gli investitori temono infatti che il prossimo trimestre, che include il periodo natalizio, sarà peggiore di quello attuale per i conti della società.
Il settembre nero nella produzione commerciale delle reti di consulenti finanziari si è fatto sentire anche nella raccolta netta pro capite. Un terzo dei gruppi ha infatti segnato un indicatore generale negativo e la metà degli operatori monitorati dal comparto Assoreti hanno di fatto registrato un valore degli afflussi negativo nel risparmio gestito. Si sono salvati i consulenti di BNL, BNP Paribas, Life Banker. I professionisti guidati da Ferdinando Rebecchi sono primi nel ranking mensile con una raccolta di ben 185.000 euro, di cui 122.000 nel gestito. A seguire i colleghi di Banca Generali e Fineco, rispettivamente con un pro capite di 156.000 e 100.000 euro. Finanzaoperativa.com anche quest'oggi ci dà il consiglio del giorno. Protagonista è Mondadori, Mediobanca resta outperform sul titolo con un target di 2,02 euro, dopo che in mattinata lo stesso aveva aperto a 1,57. La cessione del settimanale Panorama avverrà entro l'anno e secondo il Sole 24 Ore si chiuderà anche un primo accordo per la vendita di Mondadori France. Infine ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, come sempre sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto di Janus Henderson, mentre ultima posizione per Adepa Management. Qui da Blue Rating News è tutto, un buon fine di settimana e buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto da Schroders.